Ben ritrovati su Telepace con tempo presente, venerdì 2 aprile, venerdì santo, una giornata importante, così abbiamo voluto dare attenzione oggi nella nostra trasmissione a alcuni temi legati anche a questa giornata. Parleremo di Terra Santa e giovani, lo faremo nella seconda parte della trasmissione, parleremo di formazione al lavoro attento a tutta la persona, di dottrina sociale della Chiesa e poi di come sarà la Pasqua in Siria, parleremo anche di denatalità e assegno unico e parleremo di come gli adolescenti stanno vivendo questo periodo così difficile che dura ormai da più di un anno per il Covid. Abbiamo già in collegamento Don Gabriele Colombo della Diocesi di Milano che a Varese ha realizzato un'iniziativa veramente molto particolare. Buongiorno Don Gabriele. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, di cosa stiamo parlando? Una bolla di adolescenti in parrocchia. Che cosa è successo? Stiamo parlando di che hanno avuto i ragazzi, quindi questo è già un merito ed è la qualità di questa esperienza, che dopo il primo lockdown, facendo memoria di qualcosa che già c'era prima della pandemia, cioè delle settimane di vita comune che si svolgevano nei tempi forti di Quaresima e di Avvento, hanno sognato, partendo dall'esperienza dell'MBA, di poter realizzare un progetto simile a quello, quindi di poter utilizzare uno dei nostri quattro oratori che è adibito appunto per la vita comune e di renderlo una sorta di bolla isolata in cui poter vivere un periodo di normalità. Così è stata l'idea, l'intuizione originale. Un'intuizione dei ragazzi, praticamente è terminata questa esperienza proprio domenica delle Palme, domenica scorsa. Che cosa ha significato per i ragazzi in questo periodo così difficile vivere insieme? Tra le tante cose che ho ascoltato da loro, sicuramente un senso di libertà, di poter condividere con i propri coetanei questo momento complicato, la bellezza di dover togliere la mascherina per poter giocare, riprendere le attività, c'è qualcuno che appunto non faceva più sport praticamente da un anno, e poi il poter condividere assieme anche la fatica dello studio, perché anche questo è stato, la DAD ognuno aveva la sua postazione, ma poter avere a disposizione compagni di altre scuole o delle medesime scuole, poter lavorare insieme il pomeriggio e condividere gli sforzi, le fatiche della scuola, li ha resi molto più forti, molto più allegri, molto più sereni. Ecco, ha dato leggerezza a quello che è un momento difficile che stiamo vivendo. I ragazzi prima di entrare hanno fatto tutte le prove con il tampone, giusto? Sì, il protocollo che è stato appunto approvato dal CTS e poi dalla Prefettura di Varese appunto prevedeva un autoisolamento di 7 giorni prima dell'inizio dell'esperienza, un kit rapido all'ingresso che doveva per forza risultare negativo, poi questo periodo minimo di 14 giorni che equivale a una quarantena per scongiurare proprio ogni possibilità che all'uscita qualcuno tornasse a casa con il virus, e poi l'isolamento che ha permesso un ambiente sicuro a prova di contagio. Ma i genitori non le stanno chiedendo di rifare l'esperienza per altri ragazzi? Allora, i genitori di questo gruppo pilota sono stati collaborativi fin dall'inizio, immagino. Hanno creduto molto anche loro e questo ha dato qualità all'esperienza. Adesso i più piccoli, la seconda e la prima superiore, di cui abbiamo un nutrito gruppo, si sono fatti avanti per chiedere se si potrà replicare l'iniziativa. Ci vuole del coraggio, però, in questo periodo a fare una cosa così, perché l'ha fatto? Perché è un'idea dei ragazzi e quando un'idea nasce da loro e ti pongono una domanda non puoi rimanere insensibile a cercare una risposta insieme a loro, e penso che questo sia stato l'input, proprio nascendo da loro l'aiutarli a concretizzare un'idea che aveva un senso, una direzione, una responsabilità e una precisione così bella. Che non nasceva neanche da un gruppo di amici e basta, perché l'esperienza si è allargata, ha coinvolto altre parrocchie rispetto alla nostra comunità pastorale, di gente che si conosceva minimamente. Quindi
Questa missionarietà, chiamiamola così, di questa iniziativa mi ha proprio convinto a darmi da fare. Sono stati 22 ragazzi e ragazze che hanno vissuto questa esperienza. Sì, il progetto rispondeva appunto a degli standard e a dei contenuti del decreto legge, quindi il rapporto era un maggiorenne ogni 10 ragazzi. E il numero massimo che potevamo ospitare per tenere le distanze nella prima settimana con i letti nelle camere, i tavoli, eccetera, eccetera, era al massimo appunto 20 più due maggiorenni più io. In questi mesi si parla molto della sofferenza che stanno mostrando, testimoniando i ragazzi, gli adolescenti, soprattutto che hanno bisogno di staccarsi dalla famiglia. Secondo lei questa esperienza pilota sarebbe riproponibile altrove? In questi giorni, prima del Triduo, perché adesso vivendo il Triduo c'è un po' questo momento di silenzio giusto e di concentrazione, hanno telefonato in tanti da diverse diocesi d'Italia chiedendo appunto informazioni su come poter presentare la richiesta alle loro prefetture. Se effettivamente questo momento così drammatico in cui la scuola è chiusa dovesse continuare, penso proprio che in diversi territori si attiveranno esperienze che ricalchino un po' questo progetto apripista. Però E con la benedizione ecco, dei volevo precisare. genitori. Dica. Sì, no, volevo precisare che appunto questo è stato bello, non è una fuga dalla realtà. Ecco, non è che lì dentro ci si dimentica di quello che accade fuori, non è aver trovato una sorta di buco nella normativa, ma è aver responsabilizzato questi ragazzi a prendere in mano la propria vita e fare una cosa nella legge, prima di tutto, attraverso gli strumenti che erano dati e per poter uscire e guardare il mondo con una prospettiva di speranza, È non per certo. dimenticarsi di quello che sta succedendo o per essere un'isola spensierata. È stata una grande opportunità di crescita. Lei ha ascoltato la voce dei ragazzi. Questa sera nella Via Crucis Papa Francesco ascolterà la voce di un gruppo di scout e i disegni, di alcuni bambini. Pensa che sia importante che dia molta vitalità alla Chiesa questa voce? Penso di sì, la tradizione cristiana del popolo di Israele inizia sempre con quel ascoltami, è la posizione di Dio, è l'ascolto dell'uomo e quindi non possiamo che replicare quello che ci è stato insegnato e che in questo Triduo si mostra così tanto, l'ascolto del dramma e della sofferenza dell'uomo che Gesù Grazie, salva. grazie Don Gabriele. So che le ho fatto fare penitenza perché non voleva fare interviste, ma essendo Venerdì Santo, grazie e buon Venerdì Santo e buona Pasqua. Allora salutiamo Don Gabriele Colombo. Prima di passare alla prossima intervista, dall'Avvenire volevo farvi vedere questo: i sacerdoti caduti e Don Calogero, prete da 80 anni. Qui vengono dedicati diversi articoli a ben 267 sacerdoti morti in Italia a causa della pandemia. Sappiamo che purtroppo per il Covid, gli ultimi giorni sono morte 500 persone al giorno, sono tantissime, siamo vicini alle famiglie, ma abbiamo già in collegamento Sua Eminenza il Cardinale Mario Zenari da Damasco in Siria, nunzio apostolico veronese, lo ricordiamo. Volevamo sentire la sua voce. Benvenuto, Monsignor Zenari. Buon venerdì santo a tutti i telespettatori da Damasco, dalla città di San Paolo. Ci può dire come state vivendo questo triduo in questo momento a Damasco, in Siria? Dunque, è sempre una gioia per queste comunità cristiane, purtroppo ridotte di numero a causa di questa guerra. E devo anche precisare che la Pasqua sarà celebrata in questi giorni da circa la metà dei cristiani, perché come sappiamo i nostri fratelli ortodossi, a causa delle diversità di calendari, celebreranno la Pasqua fra un mese circa, il 2 maggio. Però ecco, è sempre una bella occasione per le comunità cristiane di ritrovarsi nelle chiese con i riti
i vari riti orientali, che sono un po' diversi anche dal rito latino, ecco, nella loro anche così celebrazione esterna di questi riti, riti che quando era possibile per i turisti, ecco, così attiravano diversi pellegrini per vedere la ricchezza di questi riti orientali, ecco, rito bizantino, rito caldeo, rito armeno, e quindi era sempre un'attrazione per i pellegrini e per i turisti. Naturalmente, questi 10 anni di guerra si è ridotto di molto, ecco, l'afflusso dei turisti e dei pellegrini. E allora oggi è Venerdì Santo, un Venerdì Santo che la Siria sta vivendo nella carne, diciamo, perché la popolazione sta soffrendo tanto, abbiamo detto 10 anni di guerra. Com'è la situazione adesso? Purtroppo la situazione sta peggiorando e mentre in tante parti del mondo i cristiani che celebrano la Pasqua in questi giorni finiranno il digiuno quaresimale, qui la Siria continuerà questo digiuno anche i non cristiani. Ecco, ricordo che da 10 anni c'è una quaresima, un digiuno, una penitenza sia per cristiani sia per i nostri amici musulmani, un digiuno, una penitenza che durano da ormai 10 anni, e questo digiuno e questa penitenza continuerà anche dopo questo giorno di Pasqua. Ed è un digiuno che diventa purtroppo sempre più stretto perché non si è mai visto, neanche durante i più duri anni di guerra, queste lunghe file di lunghe code di persone che attendono di comperare il pane. Ecco, da noi durante la Pasqua si dice ai cristiani di non mangiare carne, qui non solo non si mangia carne, ma neanche pesce, e alle volte sia no qualche po' di legumi, ed è già tanto avere il pane. Quindi le prospettive saranno ancora quelle di una quaresima che si prolunga, di una quaresima ancora in cui si farà fatica ad avere il pane quotidiano. A tutto questo si aggiunge anche la pandemia del Covid e corre voce che gli ospedali pubblici a Damasco siano ormai pieni, ecco, di malati di Covid, anche se le cifre danno ancora delle statistiche abbastanza ridotte di malati dal Covid, perché la Siria è un paese chiuso, quindi non ci sono turisti, non ci sono persone che arrivano dall'esterno, però anche questa pandemia aggiunge sofferenza a sofferenza. Sappiamo che la popolazione, purtroppo più dell'80%, vive in situazione di estrema povertà, non riesce, come diceva, neanche a comprare il pane, il cui prezzo cambia di giorno in giorno, tra l'altro. Ecco, e questa statistica si è ancora aggravata in queste ultime settimane, secondo i dati dell'ONU, e sta raggiungendo il 90% di persone costrette a vivere sotto il livello della povertà. E ancora un altro dato che fa impressione, sempre datoci dalle Nazioni Unite, circa il 60% della popolazione ormai sta tirando la cinghia ed è a rischio di patire la fame, quindi una quaresima che si prolungherà, ecco, da quello che si sta vivendo. In tutto questo un faro luminoso è un progetto legato all'AVSI e a lei, che è quello di ospedali aperti in Siria, dove si va anche a livello domiciliare per aiutare le persone. Ci fa vedere che la solidarietà c'è. Sì, è un programma, un'iniziativa che è iniziata 3 anni fa con incoraggiamento forte di Papa Francesco ed è sotto il patrocinio del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, e siamo abbastanza soddisfatti. In 3 anni si sono potuti curare più di 40.000 persone povere, ammalate, di qualsiasi appartenenza etnico-religiosa,
E questo, ecco, è molto confortante perché è aperto a tutti e tutti i poveri e si vedono queste famiglie, ecco, non cristiane che hanno avuto un familiare, un bambino che è stato curato in questi tre ospedali cattolici, due a Damasco e uno ad Aleppo, tenuti da religiose. Ecco, sono molto riconoscenti verso i cristiani, quindi si raccolgono due frutti. Quello della salute fisica, si cerca di curare il fisico e anche di ricucire il tessuto sociale, ecco, questa convivenza tra cristiani e musulmani. E qui vorrei ringraziare tutti i buoni samaritani. Ecco, è vero che la Siria, io dico sempre, purtroppo l'immagine è quella. Della parabola del buon samaritano che è incappato, di questa persona incappata nei ladroni, in vari ladroni, lasciata mezzo morta lungo la strada, questa persona però ci sono dei buoni samaritani e sono qui per ringraziare tante persone, ecco, che continuamente mi chiamano e offrono il loro contributo, anche i loro così, sacrifici quaresimali per venire incontro alla fame e alla malattia di tante persone. Ecco. E vorrei dire, ecco, citando ancora una frase di un famoso filosofo francese, Blaise Pascal, che scrisse: Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo e non bisogna dormire fino a quel momento, bisogna rimanere svegli perché Gesù, che è in agonia fino alla fine del mondo, ha bisogno di compagnia e ha bisogno di conforto. Ecco, quindi ringrazio tutti coloro, cristiani, gente di buona volontà, veramente che sono svegli e che danno conforto e compagnia a questa povera Siria. Io non vorrei accaparrare la sofferenza della Siria a tante altre sofferenze. Ecco, so che la sofferenza del Covid in tutto il mondo ha causato veramente delle croci incredibili e qualche giorno fa leggevo che anche in Italia, per esempio, ecco, è cresciuto il numero di persone che vivono in estrema Povertà, assoluta povertà, quindi è certo. una sofferenza che è in tutto il mondo. Però direi quella della Siria è una sofferenza di tutta una popolazione, di tutta una nazione con cifre sbalorditive, ecco, che fanno veramente impressione. Pensiamo a circa mezzo milione o più di morti, pensiamo a tutti i feriti, pensiamo a metà della popolazione, circa 12 milioni che vivono fuori dalle proprie case, dai propri villaggi, che vanno all'interno della Siria, che sono nei paesi vicini, ecco. E poi queste code davanti ai panifici, adesso che si vedono, queste lunghe code per trovare la benzina, ecco, gli ospedali pieni. E direi c'è bisogno, sì, di confortare la Siria, di rimanere svegli perché la Siria purtroppo ha perso, direi, ha perso il pane, ha perso la benzina, ha perso la salute e sta perdendo anche la speranza. Ecco, quindi rimanere svegli e ringrazio di questa solidarietà, ecco, dare conforto a questi nostri fratelli e sorelle. Eminenza, Monsignor Zenari, io la ringrazio, rilancio il suo appello a tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso. In tempi difficili la solidarietà a volte ha delle risposte sorprendenti. Le auguro di cuore buona Pasqua a lei e a tutta la martoriata Siria, come la chiama Papa Francesco. Altrettanto a lei e a tutti i telespettatori. Grazie, buona Grazie, Pasqua. grazie Eccellenza, Eminenza, grazie e buona Pasqua. Allora, torniamo adesso in studio e andiamo a parlare qua della stretta demografica sull'Italia, perché i numeri, purtroppo, gli ultimi numeri dell'Istat non sono
bellici, un saldo negativo che veramente fa riflettere. Sappiamo che ci sarà questo sostegno dell'assegno unico per figlio, ma abbiamo già in collegamento il professor Alessandro Rosina, docente di demografia e statistica sociale all'Università Cattolica di Milano. Benvenuto professore. Grazie, buongiorno. In un recente articolo su Sole 24 Ore lei faceva riflettere su tante cose, a partire da questo saldo negativo della popolazione. Ci può dire qualche numero? I numeri sono veramente preoccupanti, perché l'Italia è da 7 anni che batte il record negativo di sempre. Ogni nuovo anno, dopo essere arrivati a 503.000 nascite nel 2014, quindi la metà rispetto al baby boom, ogni nuovo anno siamo andati a peggiorare ulteriormente questo record, fino ad arrivare al dato del 2020, pari a 404.000 nascite, che confrontate poi con l'aumento dei decessi, 746.000, arrivano a un saldo negativo di 340.000, cioè che è un dato che l'Istat non prevedeva se non tra decenni sostanzialmente, ed è la combinazione non solo dell'elevata mortalità come conseguenza del Covid, ma anche del continuo crollo delle nascite che arriva da prima della pandemia e che la pandemia ha ulteriormente peggiorato. E il dato veramente negativo, ancora più negativo, sarà quello del 2021, perché porterà le conseguenze del fatto che i matrimoni si sono dimezzati nel 2020 e quindi anche di conseguenza anche le scelte riguardo ai concepimenti si sono ridotte, quindi avremo un 2021 ancora peggiore, e tutto quindi dipenderà da come dal 2022 andremo a costruire, a mettere le basi per una nuova fase di ripresa del paese, di nuova vitalità, perché altrimenti rischiamo quello che è successo con la recessione precedente, quella del 2008-2013, dalla quale non ci siamo mai ripresi e anzi ogni anno abbiamo, come ho detto, battuto il record negativo di prima. Se dovessimo riproporre quella situazione, quelle fragilità, quelle vulnerabilità scaricate sulle famiglie e sulle nuove generazioni, non avremo più alcuna possibilità di tornare ad essere un paese che cresce o che comunque, pur all'interno di un declino della popolazione, quantomeno risolve i suoi squilibri demografici che impediscono una produzione di benessere che riguarda poi tutte le generazioni. Cioè, questa mancanza di figli va a incidere sulla struttura stessa del sistema del paese, lo fa traballare praticamente. Sì, perché è come se noi fossimo un edificio, un palazzo a cui si aggiungono fortunatamente piani al vertice perché viviamo più a lungo, ma come tutte le altre grandi società avanzate, quindi vuol dire insomma migliorare le condizioni di vita delle persone in tutte le fasi della vita e quindi vivere più a lungo, ma quello che noi facciamo in più, oltre a vivere più a lungo rispetto agli altri paesi, è indebolire le basi di questo edificio e quindi i piani inferiori, ma anche quelli centrali, oltre che le fondamenta, con la conseguenza della riduzione persistente della denatalità, e questo quindi rende questo edificio meno sostenibile, con il rischio quindi di implodere. Noi stiamo andando verso il rischio di avere un rapporto di 1-1 tra anziani in pensione e popolazione al centro della vita attiva nei prossimi decenni, se non risolviamo appunto questi squilibri, e che è una situazione assolutamente insostenibile rispetto alla possibilità di un paese di produrre benessere. Non è solo crescita economica, ma poter essere sostenibile nella sua possibilità di continuare comunque a garantire diritti e opportunità anche a tutte le generazioni e alle nuove generazioni in particolare. Tra l'altro ci sono due dati oggettivi che sono molto interessanti, cioè che fanno riflettere: la riduzione delle potenziali madri, cioè diminuiscono le donne in età fertile, e nello stesso tempo gli stranieri, i figli degli immigrati, preferiscono andare in paesi più ricchi dell'Italia. Come leggiamo questi dati? Sì, queste sono altre due debolezze che vanno ad aggiungersi, perché nei decenni precedenti, insomma,
nei primi due decadi di questo secolo, noi comunque abbiamo avuto al centro della vita attiva e anche della vita, insomma, familiare, riproduttiva, eccetera, le generazioni consistenti nate negli anni 60 del baby boom, e che quindi presidiavano sia l'economia ma anche la possibilità che anche queste generazioni consistenti producessero poi formazione di nuove unioni, nascite, eccetera, anche all'interno di un paese che aveva una natalità bassa, in più con l'immigrazione che contribuiva ulteriormente. Questo vuol dire che insieme comunque a politiche familiari deboli avevamo comunque generazioni molto consistenti al centro della vita attiva e un ruolo positivo dell'immigrazione. Entrambi questi due aspetti adesso vanno a cadere, sostanzialmente a indebolirsi, e quindi rischiamo di sommare a politiche familiari deboli, a politiche di incoraggiamento e di aiuto alle nuove generazioni per costruire i propri progetti di vita deboli, più deboli rispetto agli altri paesi, anche una maggior riduzione della popolazione al centro della vita attiva, quindi le potenziali madri, e anche un contributo della popolazione straniera, perché se noi non impariamo a gestire bene l'immigrazione e farla diventare parte integrante del processo di sviluppo di questo paese, all'interno di un modello sociale ed economico che veda l'immigrazione non solo come emergenza, ma come contributo gestito ovviamente adeguatamente, anche il contributo positivo dell'immigrazione andrà a indebolirsi, come appunto abbiamo visto, e cercheranno altri paesi dove potranno invece costruire meglio i propri progetti di vita. Però notizia di questi giorni è quella dell'assegno unico. Di questi probabilmente 250 euro mensili dal settimo mese di gravidanza ai 18 o 21 anni del figlio, adesso mancano i decreti attuativi, però da luglio dovrebbe partire questa misura unica che andrebbe a sostituire tutte le varie misure spezzettate finora attuate nelle famiglie. Secondo lei sarà sufficiente questo? Dipenderà dai decreti attuativi e da come faremo diventare questa potenziale rivoluzione nelle politiche familiari il punto di partenza di un nuovo processo che consenta, che dia più sicurezza alle famiglie e che si integri tra l'altro con le altre misure presenti nel Family Act, perché non sarà l'assegno unico la bacchetta magica da solo, cioè è un assegno unico perché mette assieme tutti gli strumenti frammentati che finora c'erano dal punto di vista del sostegno economico, ma non può essere considerato unico perché è l'unica misura che mettiamo in campo senza poi invece integrare attorno tutti gli altri strumenti che poi consentono anche di avere più tempo da dedicare ai figli, quindi armonizzare i tempi di vita e di lavoro, quindi i congedi, potenziarli, i congedi di paternità in maniera da aumentare anche il ruolo paterno all'interno, insomma, della cura nei confronti dei figli, dei servizi per l'infanzia che consentono di migliorare anche la conciliazione vita e lavoro, di autonomia dei giovani e di politiche quindi abitative, di ingresso nel mondo del lavoro. Serve tutto un pacchetto organico che vada incontro alle esigenze delle famiglie e che diventi parte, punto di partenza di un processo che consenta di pensare alle famiglie che mettono al mondo oggi un figlio di non essere abbandonate a se stesse, ma che attorno c'è una collettività che dà valore a quella scelta e che si impegna insieme ai genitori a rafforzarla continuamente, cioè farla diventare una scelta di successo per tutti. Quindi mi fa capire... Questo vuol dire, già a partire dall'assegno unico, anche dare le risorse che servono per l'assegno unico, altrimenti rischia di essere anche di per sé uno strumento debole. Dobbiamo aggiungerne ulteriormente rispetto ai 6 miliardi aggiuntivi, rispetto ai 14 miliardi che sono l'insieme dei sostegni economici che finora ci sono. In chiusura, certamente misure economiche, serve anche un modello culturale diverso. Sì, esatto. Se l'assegno unico non diventerà spinta a ripensare all'avere un figlio non come un costo privato a carico dei genitori, ma come un valore collettivo su cui tutta la collettività decide di investire, e allora lì inizia a cambiare proprio l'approccio, l'atteggiamento rispetto a quella scelta, a essere considerata una scelta di valore per tutti e quindi diventare un investimento che il paese fa nei confronti del proprio futuro. A questo poi si può agganciare anche tutti gli aspetti delle ricadute oggettive e materiali dei vari strumenti, ma se non c'è questo cambiamento culturale anche tutto il resto rischia di non funzionare. Grazie professor Rosina, è stato molto chiaro, grazie, buon lavoro e buona Pasqua anche. Grazie anche a voi, buona Pasqua a tutti, anche agli ascoltatori.
Grazie. E adesso ci colleghiamo subito con la nostra professoressa Marisa Levi, perché affrontiamo un tema che è stato riportato nei giornali qualche giorno fa. Io leggo dall'Ansa: il Papa con un motu proprio ha deciso il contenimento della spesa per il personale della Santa Sede del governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati, considerata la crisi finanziaria che pesa da anni sul bilancio vaticano, che è stata aggravata dalla pandemia, e per salvaguardare gli attuali posti di lavoro in sostanza è stato deciso un taglio delle retribuzioni che toccherà i cardinali per il 10% e a scendere i superiori, gli ecclesiastici e i religiosi. Questa è una notizia che ha fatto molto scalpore. Benvenuta Marisa Levi. Perché, grazie, buongiorno a tutti. Perché è importante questa notizia, oltre al fatto economico in sé? Secondo me è importante perché è proprio un tentativo di conciliare i problemi economici con la giustizia sociale e il rispetto della dignità della persona. Quindi il fatto di prendere dei provvedimenti, però tagliando, riducendo gli stipendi, non solo percentualmente nello stesso modo a tutti, ma riducendo di più quello degli stipendi più alti. Tra l'altro c'è una salvaguardia, nel senso che chi può dimostrare di avere dei costi fissi per la propria salute sarà esonerato da queste riduzioni, e il fatto che comunque i livelli più bassi e i livelli in particolare dei laici non sono toccati, lo scatto di anzianità viene bloccato ma non per i livelli più bassi, quindi è un modo di cercare di creare un rapporto anche di solidarietà tra le persone che lavorano e di coesione. Questo ci fa vedere, può dare di più, da di più. Marisa, no? Che non è una misura presa a tavolino, ma cercando di valutare, insomma, situazioni che possono essere diverse, come andrebbe fatto quando si fanno le misure economiche. È chiaro, certo, che la scala più grande è più difficile da, certo, fare questo tipo di lavoro. Chiaramente è chiaro che qui siamo in una situazione abbastanza piccola, quindi non è l'organizzazione di un intero Stato, però è importante perché molti dicono, no, adesso l'evangelizzazione si fa attraverso il lavoro, le imprese, il modo come si costruisce la società, non è un... diciamo così, andare semplicemente a fare catechismo, no? Cioè si fa attraverso il fatto di diciamo riuscire ad interpretare nel lavoro gli aspetti della dottrina sociale della Chiesa, del cristianesimo, della carità, della verità, come diceva Papa Benedetto, no? Che la cui enciclica è sullo sviluppo umano integrale, cioè il fatto che non basta l'aspetto economico, ci vuole la coesione sociale, che è fatta anche da altri fattori. E infatti mi ricordo che durante la crisi del 2008 e negli anni successivi si diceva serve un altro tipo di finanze, l'occasione per cambiare tante regole del gioco. Speriamo che anche la pandemia dia un bello spunto in questa direzione, perché effettivamente molti degli effetti secondari della pandemia dipendono anche da come la società è costruita. Per esempio pensiamo anche allo strapotere delle ditte farmaceutiche, delle grandi multinazionali farmaceutiche. Che stanno dettando le regole. Marisa, noi ci sentiamo, io mi collego già adesso con Roma, ci sentiamo, se non avevi altro da aggiungere. No. Ci sentiamo alla fine per una chiusura finale. A tra poco allora. Arrivederci. E adesso cerchiamo di vedere come una realtà che è nata in un quartiere periferico di Roma, un quartiere molto popolare, è riuscito a cambiare in qualche modo questo quartiere. Stiamo parlando di una realtà no profit, il centro Elis, e abbiamo in collegamento l'amministratore delegato Pietro Kuhn. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi invitato in trasmissione, è un piacere per me essere con voi oggi.
Allora, questo centro si occupa di formazione professionale, di formazione universitaria, una realtà molto vasta. Ce la puoi inquadrare un attimo? Ma innanzitutto il centro Elis ha una storia molto bella, perché nasce oltre 50 anni fa in un quartiere di Roma che ai tempi era periferia, e periferia particolarmente disagiata, con una missione molto semplice, se vogliamo, quella di formare persone al lavoro, cioè aiutare giovani, ma anche persone che hanno già avviato un proprio percorso professionale, a scoprire quella vocazione professionale e a vivere in un luogo di lavoro con le competenze tecniche necessarie per poter svolgere al meglio la propria professione, il proprio mestiere, ma anche come persone che in un contesto sociale, qual è un luogo di lavoro, si relazionano con altre persone. Allora parliamo di formazione integrale della persona, e questo, pensate, viene oggi funziona oggi su circa 7.000 persone l'anno che frequentano i percorsi formativi dell'EIS, e circa 2.500 giovani attraverso i percorsi formativi trovano un lavoro. E questo grazie anche a un consorzio di aziende che è rappresentato dall'EIS, che svolge questo ruolo molto importante di comprendere quali sono i profili professionali oggi necessari nel mondo del lavoro e a ritroso costruire i percorsi formativi che danno luogo poi a una opportunità di impiego pressoché totale. Chiunque frequenta da noi un corso alla fine trova lavoro, perché quel corso è costruito assieme alle aziende sulle esigenze del mondo del lavoro. Ecco, una cosa interessante: all'inaugurazione 55 anni fa erano presenti due santi, è così? Questa è una parte molto bella della storia dell'EIS, che nasce da una visita di Papa Paolo VI nel quartiere di Roma Est, dove vide questa situazione di estremo degrado e disagio, e chiese a San José María, fondatore dell'Opus Dei, che nella santificazione del lavoro e nel lavoro professionale ha una parte fondamentale del proprio spirito, proprio di realizzare un centro che attraverso il lavoro, e quindi la possibilità di insegnare un mestiere anche attraverso lo sport, potesse attrarre questi ragazzini, queste ragazzine che vivevano nella strada. Dovete immaginare una situazione di questo tipo: i genitori al lavoro e i ragazzini, i figli abbandonati. Il Papa si commosse per quanti ragazzini gli chiedevano più che un aiuto, dei soldi, ci faccia lavorare. E allora lui chiese a San José María, un altro grande santo del secolo scorso, di realizzare questo centro. Oggi noi continuiamo a vivere questa missione con una capacità di accoglienza che è andata oltre il quartiere, che oggi abbraccia l'intera Italia e anche paesi all'estero. Ecco, questo modello di intercettare le opportunità lavorative e metterle a disposizione dei giovani, noi lo applichiamo oggi in Tunisia, in Palestina, in Nigeria, in Costa d'Avorio, quindi con un modello di contrasto, di prevenzione dell'immigrazione che cerca opportunità professionali nei paesi e nei luoghi dove questo è necessario. E questo è molto interessante. Quindi in questi paesi che ha citato, cosa fate concretamente? O offrite l'opportunità di un lavoro, formate al lavoro anche lì? Un esempio: in Tunisia, su 300 giovani, di cui il 50% donne, questo è un tema molto importante oggi, soprattutto poi in un paese come la Tunisia, noi insegniamo loro le tecniche dell'agricoltura e dell'allevamento per permettergli di creare delle piccole imprese agricole familiari. Oggi noi abbiamo visitato queste regioni, abbiamo giovani che hanno messo in piedi un'azienda per l'allevamento delle lumache, oppure l'esportazione dei datteri, la coltivazione di piantagioni, e tra l'altro entrando anche nei canali internazionali di esportazione. E questo significa trovare opportunità lì dove le persone vivono, senza sradicarle e impedendo che intraprendano percorsi di immigrazione clandestina, che sappiamo bene poi a cosa portano. Ecco, tra l'altro questo fa sì che magari non solo loro non diventino dei migranti irregolari, ma che anche altri, perché poi magari queste piccole imprese familiari avranno dei dipendenti oltre ai familiari stessi. Certo, perché è proprio attorno al lavoro che si crea
l'opportunità non solo per la persona che lo esercita e lo pratica, ma con un concetto di imprenditorialità si crea tutto un indotto di persone che ne beneficiano. E questo in Italia su questo tipo di persone avviene con le nostre scuole professionali e dopo scuola, che accolgono per esempio immigrati che vivono in Italia o minori messi alla prova dal giudice che devono contare da noi il proprio percorso di riabilitazione. Ce lo deve ripetere, non abbiamo sentito bene, il dopo scuola. Oppure asilo i minori migranti non accompagnati. Quindi avete attività anche in Italia per... Il dopo scuola, sì, ad esempio... Abbiamo... Esattamente, da noi si rivolgono... C'è qualche problema forse? Sì, c'è qualche problema di collegamento, quindi ci sono attività anche per i richiedenti asilo, i figli degli immigrati con il dopo scuola, abbiamo sentito. Le volevo fare una domanda sul tipo di formazione professionale che viene offerto anche tramite corsi regionali, quindi che sono gratuiti, oppure altri tipi di proposte? Allora, dalle scuole superiori, scuole professionali, noi formiamo meccanici d'auto, meccanici industriali, termoidraulici, elettricisti. Andiamo su tutta l'industria digitale attraverso la formazione, per esempio, di mestieri che un tempo neanche esistevano, i giuntisti di fibra ottica, i meccatronici, i manutentori di pale eoliche, quindi tutte quelle professionalità di cui oggi c'è bisogno e di cui le aziende hanno bisogno di mantenersi competitive sul mercato. Passando poi per l'informatica, noi siamo anche sede del Politecnico di Milano, da noi c'è un'università digitale che si svolge nella nostra sede, dove i ragazzi svolgono progetti con le aziende. Ecco, in che modo, le voglio chiedere, si raggiunge una formazione completa della persona, cioè che non sia finalizzata solo ad acquisire competenze, che è già una cosa fondamentale per il lavoro futuro, ma anche a crescere umanamente e anche a livello relazionale? Guardi, mi ricollego a quello che dicevo all'inizio, la formazione tecnica è importantissima, ma poi queste persone si troveranno in un luogo di lavoro, si troveranno in relazione con gli altri. La qualità della relazione rende conto del clima, della serenità, della bellezza di un luogo di lavoro e delle relazioni che io attivo con le persone. Allora, io le dico un concetto che forse oggi è un po' fuori moda, ma lo sviluppo delle virtù di una persona, e quindi la laboriosità, la generosità, la capacità di comprendere l'esigenza dell'altro e mettere in discussione me stesso per aiutare l'altro, tutto questo forma una persona. Quindi siamo oltre l'istruzione propriamente detta solamente tecnica, ma parliamo di educazione della persona. In questo, se ci pensiamo, lo sport è particolarmente importante, perché attraverso lo sport le persone imparano a lavorare in squadra, a rispettare le regole, a rispettare l'avversario. Allora, questo tipo di formazione che oggi va di moda sotto il termine di soft skills, di human skills, è in realtà lo sviluppo di quelle virtù che ciascuno di noi ha, ma che vanno poi agite e vissute in un contesto sociale. Grazie, io so che il Centro Elis è no profit, è sostenuto anche dai fondi del 5 per 1000. Diamo un sito vostro di riferimento. Certo, allora sostienici.elis.org. Diamo anche il sito dell'Elis, magari. Il sito dell'Elis è www.elis.org. Perfetto. E lì potete trovare il racconto e anche un po' le storie, i video e il modo anche, se volete, di aiutarci, perché noi appunto come ente no profit ci fondiamo molta dell'attività che facciamo e del valore sociale che creiamo anche sulla generosità di tutti. Grazie Pietro Kum per essere stato con noi, buona Pasqua. Grazie a lei, buona Pasqua a tutti e buon proseguimento di trasmissione. Grazie, allora adesso noi ci spostiamo, perché andiamo momentaneamente in Spagna, ma andiamo a Madrid adesso, per parlare della Terra Santa e di alcune reti di giovani che si sono create proprio per valorizzare la Terra Santa, e abbiamo in collegamento José Ángel Domínguez, Programs Director di Crezio Foundation. Benvenuto José. Ciao, buongiorno.
Allora, che cosa avete cercato di fare? La vostra è una fondazione giovanissima che ha messo in rete giovani di tutto il mondo. Perché? Per che cosa? Sì, abbiamo cominciato 2 anni fa il progetto. La fondazione è stata istituita 1 anno fa. Dal mezzo di questa pandemia, abbiamo cercato di collegare, di connettere i giovani professionisti di tutto il mondo, ma anche connetterlo con la Terra Santa. Quello è il senso della nostra fondazione, Crezio, che significa eredità in latino, e quello è il senso che ha trasmettere questa idea che la Terra Santa è anche un'eredità per tutti noi. Ecco, e perché questo legame con la Terra Santa? C'è stato anche un viaggio? Sì, certamente. Ho vissuto alla Terra Santa per 5 anni, ho visto l'impatto che la Terra Santa fa a tutti quanti, ai cristiani e ai non cristiani, a scoprire l'antichità, la tradizione culturale, il senso di molte cose che vediamo nella cultura occidentale è proprio radicato in quella... in quel luogo, luoghi santi, vero? Poi ho la mia propria esperienza. Io sono ho arrivato alla Terra Santa quando ero 19enne ho scoperto che quel senso di profondità nella Bibbia e nella vita di Gesù se costruisce anche col quinto Vangelo, con quel luoghi santi che fanno di trasfondo per tutta la narrazione. E poi questa fondazione ha cercato di trasmettere anche quella opportunità, quella conoscenza a altri giovani professionisti che forse per essere nel mezzo della vita professionale sembrano di non avere il tempo o il desiderio di fare quel viaggio, il pellegrinaggio alla Terra Santa. Allora, fatto questo viaggio l'anno scorso e sì. È stato straordinario. Abbiamo portato 35 giovani professionisti da 12 paesi a fare un incontro tra di loro e poi scoprire i luoghi santi. Abbiamo andato a Gerusalemme, a Betlemme, a Nazareth. Abbiamo avuto anche un secondo viaggio che è stato interrotto per i confinamenti, siamo dovuti tornare. Da allora in poi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto fare online per mantenere il collegamento, e la fondazione è cresciuta. Adesso c'è una connessione di più di 400 giovani professionisti da 49 paesi che si collegano ogni settimana per fare diversi eventi online. Questo è bellissimo. Cosa bisogna fare per far parte di questa rete? È molto facile. Noi abbiamo il nostro sito web www.cretio.org. E lì c'è una sezione di come entrare nella rete, nel network che abbiamo costruito, e poi partecipare e offrire anche qualcosa della propria storia. Abbiamo avuto qualche testimonio meraviglioso da amici nostri dal Vietnam che ci fanno presente anche che c'è una minoranza di cristiani in alcuni paesi, ma vogliono avere anche che questa connessione, non soltanto quando sono vecchi, ma anche quando sono giovani, di conoscere la situazione di altri cristiani a San Francisco, o all'Italia, o anche a Camerun. E facciamo questi collegamenti con eventi che cercano di presentare i grandi temi della etica, della questione morale, e anche della situazione della Chiesa oggi. La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro con professionisti di comunicazione del Vaticano. La prossima settimana i nostri invitati sono molti cari, sono un gruppo di rifugiati iracheni che abitano alla Giordania e stanno cercando di uscire e trovare una vita migliore. Colleghiamo con loro per fare così questa connessione tra tutti i giovani del mondo possa essere più viva. Allora, capisco che siete molto vivaci culturalmente e anche molto abili tecnologicamente e che quindi usate tutti i mezzi che la tecnologia vi dà per questa rete collegata a tutto il mondo. Prima abbiamo visto dei video della Terra Santa, ma anche di San Giuseppe, perché è l'anno di San Giuseppe, e quindi capisco che riuscite ad avere momenti di dialogo
dialogo e di formazione anche spirituale, cristiana, tra di voi. Sì, sì, certamente una cosa che è rimasta chiara sin dall'inizio della nostra fondazione è quella connessione che c'è così profonda tra la nostra vita personale, la nostra vita professionale e la nostra vita spirituale. Perché alle volte vediamo il mondo come così diviso che andiamo a lavorare e poi abbiamo la nostra vita e forse domenica andiamo in chiesa. Ma poi c'è questa idea trasversale dell'unità di vita che è così importante e abbiamo riscoperto che la Terra Santa ci offre una visione della vita cristiana così profonda. Perché vediamo Gesù per 30 anni a lavorare a Nazareth e ci chiediamo come faceva lui a fare questa connessione di network professionisti, perché poi quando arriva in un altro posto dicono ah questo è il lavoratore, questo è il figlio di Giuseppe, quindi conosceva tante persone per il suo lavoro professionale e anche perché lui faceva presente la presenza di Dio in tutto il mondo. È quello che noi vogliamo portare, vogliamo realizzare questi viaggi alla Terra Santa, ma poi vogliamo tornare ai nostri paesi portando quel messaggio a tutti quanti. Veramente bello vedere come arrivano dei testimoni di quelli che hanno fatto il viaggio con noi, che poi dicono, beh, certamente il mio lavoro non è lo stesso. Adesso lavoro in un'altra maniera, perché mi sento più collegato, trovo meglio il senso del mio lavoro in una vita più spirituale, più connettata con Gesù. Il senso del lavoro, il senso della vita. E ti volevo chiedere questo, la lingua ufficiale vostra è l'inglese, tu sei spagnolo, parli benissimo l'italiano. Grazie. Che cos'è che ti ha colpito di più quando sei stato in Terra Santa? Cos'è che proprio ti è rimasto nel cuore? Ci sarebbe tanto da dire. Veramente una cosa che non posso non dire sarebbe le persone. Ci sono tantissime notizie nei giornali, discussione, di tensione, di polemiche e quello... Possibilmente è vero, c'è una situazione non facile, il conflitto della Terra Santa, ma allo stesso tempo c'è tantissima gente buona, e tantissimi amici che ho potuto fare, ho potuto mantenere, e ancora scrivo in ebraico con lui o in arabo con lui, mantengo le connessioni, e nei viaggi sempre ricevo questi inviti per andare a mangiare, a pranzare a casa di qualcuno, perché c'è veramente gente meravigliosa, gente che veramente crede quello che fa e fa cose che veramente sono importanti. Perché alle volte ci sembra che facciamo i nostri giorni sempre lo stesso, sempre il mismo giorno, da lunedì a venerdì, ma poi quando vedi lavorare questa gente che ha un senso più profondo della vita, forse per la situazione, forse per l'identità che è così importante per loro, ritrovano nel lavoro il suo senso di vita, è così impattante. Il tratto personale è molto più profondo alle volte. Grazie José Ángel, e veramente buon lavoro con questa rete di persone di tutto il mondo, buona Pasqua anche a tutti voi. Grazie a voi, buona Pasqua a tutti. Grazie e arrivederci. E adesso siamo quasi in conclusione della nostra trasmissione, quindi torniamo a collegarci con Marisa Levi e torniamo a parlare di Terra Santa. Purtroppo adesso i pellegrinaggi non li possiamo fare. E chi ha la fortuna di fare un pellegrinaggio, ci sono persone che lo desiderano proprio per tutta la vita, ce l'ha poi nel cuore, devo dire, la Terra Santa, i luoghi restano nel cuore, vero Marisa? Sì, veramente. Io lo pensavo proprio in questi giorni in cui uno rivive la passione del Signore, comincia il cenacolo e si immette nel cenacolo, per non dire poi nella passione, perché anche appunto tutta la Via Crucis, il Getsemani, la strada che Gesù ha fatto, il carcere in cui è stato tenuto, la via dolorosa, il sepolcro, cioè veramente il calvario, il sepolcro, cioè uno ha, diciamo, si riesce a mettere molto di più nelle scene del Vangelo. E poi effettivamente anche, non so, per esempio a me ha colpito quando sono stata a Cana, uno vede come erano le dimensioni delle giare di allora e già
si rende più conto di che cosa vuol dire il miracolo di Cana, anche come quantità, come eccedenza di vino trasformato, no? Di acqua trasformata in vino. Quindi effettivamente si apprezza molto di più poi il Vangelo, senz'altro. Perché poi è un passaggio storico, cioè quindi tu hai proprio i luoghi storici dove sono avvenute le cose, e quindi a me ha colpito tanto il lago di Tiberiade, perché dico... Sì, anche. Quello è uguale, cioè nel senso che sono passati 2000 anni, ma la conformazione più o meno, insomma, è quella. E quindi poi quando uno va in chiesa la domenica, sente il Vangelo e torna con la mente a quei luoghi e ti diventa più familiare, più reale davvero? Sì, senz'altro, si va più in profondità. Io tra l'altro ho fatto due viaggi in Terra Santa molto diversi, perché 2 anni fa ho fatto un pellegrinaggio tradizionale, ma invece un po' di anni fa ho fatto un pellegrinaggio che si intitolava Pietre Vive, cioè che era proprio più improntato sull'incontro con le persone, e quindi effettivamente ho incontrato persone stupende che diciamo di grande resistenza di fronte alle difficoltà e anche di grande inventiva e anche di grande resistenza nei confronti della tentazione, della rabbia, della vendetta. Non sono stata per esempio a Tent of Nation, che è una fattoria, un'azienda messa su da un cristiano che ha all'ingresso ha un grande sasso su cui c'è scritto in tantissime lingue: io non ho nemici. E lui invece i nemici ce li ha, perché è circondato da coloni israeliani che gliene fanno di tutti i colori per cercare di mandarlo via. E invece lui è uno dei pochi che ha dei documenti che dimostrano che lui è il proprietario di quelle terre, che è una cosa che invece molti palestinesi non hanno, e per cui sono anche molto più alla mercé delle espropriazioni. E ci vuole molto coraggio, perché ci sono proprio diverse esperienze di dialogo e iniziative molto concrete che partono soprattutto dai giovani, addirittura dai ragazzi, per farli incontrare personalmente e costruire così il dialogo, perché poi il dialogo è fatto di carne e ossa, mi viene da dire. Sì. Ma mi pare che proprio a Verona siano venuti anche, qualche anno fa, certo, dei ragazzi palestinesi ed ebrei che sono stati insieme una settimana proprio nelle scuole, per conoscersi, sì, e condividere, e per cui uno vede che tu non, cioè, sei fuori da quegli stereotipi della contrapposizione quando ti conosci poi personalmente in un'atmosfera diciamo rilassata, no? Sì, assolutamente. Ti volevo chiedere una cosa. I giornali portano oggi il gesto del Papa di ieri, celebra la messa del Giovedì Santo a casa di Becciu, e il bellissimo discorso, cioè scusate, la bellissima omelia che ha fatto nella messa di ieri, e ha detto Francesco: chi annuncia il Vangelo abbraccia sempre una croce concreta. Marisa, siamo in chiusura, abbiamo un minuto e mezzo. Come vivere quest'anno la Pasqua in un momento così difficile, in cui in tante famiglie c'è una croce molto concreta? E beh, comunque la Pasqua è tempo di speranza, e quindi ci vuole prima di tutto appunto questa speranza. Attraverso la croce spesso si capiscono tante cose. La croce è dolorosa, però proprio stamattina io ho fatto un post perché mi ha colpito il Vangelo della lavanda dei piedi, no? Gesù dice a Pietro: tu adesso non capisci, capirai dopo. E effettivamente tante volte noi capiamo dopo che una situazione di grande croce, di grande dolore, poi però ci ha fatto conoscere meglio noi stessi, ci ha aperto nuove strade o nuove scelte, no? E quindi, poi comunque, come cristiani sappiamo che anche indipendentemente da questo la croce comunque è redentrice, e la redenzione passa dalla croce, e c'è poco da fare, quindi uno deve cercare di viverla con l'aiuto di Dio,
con questa prospettiva che in questo modo può anche aiutare il mondo, no? Nella sua, offrendo le sue sofferenze. E la morte non ha l'ultima parola. Marisa, siamo in chiusura, grazie, buona Pasqua, grazie davvero, grazie, grazie, vi ricordo che Tempo Presente torna in replica questa sera, venerdì alle 23.05, domani a Sabato Santo alle 13.30, grazie per essere stati con noi, buona Pasqua a tutti voi, noi ci vediamo la prossima settimana.